Sarà Cardile di Gioe Cilento ad ospitare la prima edizione di Taranta Med. La manifestazione organizzata dall'Associazione Culturale Martiri Riccio è stata ufficialmente presentata nei giorni scorsi presso l'ex convento dei Domenicani a Vallo della Lucania. L'evento in programma per il 12, 13 e 14 agosto si propone quale palcoscenico della musica legata alla danza della Taranta, riconducibile al fenomeno del tarantismo, che nel passato colpì anche le contrade cilentane come testimonianza da alcune ricerche scientifiche dell'Università di Salerno. Pertanto nel logo dell'evento la rappresentazione dei tre cerchi che si intrecciano e che richiamano l'utilizzo del tamburello durante la danza, valorizzando l'idea della manifestazione Taranta Med, la quale intende unire in un unico abbraccio le tre realtà musicali dei continenti che si affacciano sul Mediterraneo, Europa, Africa e Asia. L'evento si propone come obiettivo quello di far conoscere ai visitatori intervenuti alla manifestazione la storia, le tradizioni, la gastronomia e l'artigianato mediante uno scambio internazionale, interculturale ed interregionale. Nel contesto della manifestazione saranno invitati alcuni gruppi musicali affermati nella musica popolare nazionali ed internazionali del bacino del Mediterraneo. L'evento sarà contornato da stand gastronomici per la promozione e la valorizzazione dei prodotti della gastronomia locale. Sì, è un'iniziativa veramente molto interessante, perché era qualcosa che avevamo fatto in passato anche come Ende Parco qui a Vallo, se ti ricordi, coinvolgendo intorno ad un evento musicale, quindi di divertimento, qualcosa di più profondo, qualcosa di culturale che riguarda Taranta Med. Taranta Med a Cardile può essere diciamo qualcosa di significativo, perché si sposa pienamente con quello che è il significato e il valore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Burni, che ha avuto già in passato riconoscimenti importanti, quali quello del patrimonio UNESCO, proprio come patrimonio culturale, come paesaggio culturale, perché al centro del Mediterraneo ne rappresentava un luogo di incontro, un luogo di vita, un luogo di interscambi culturali. E quindi, partendo dalla Taranta, riscoprendo questi valori antichi, si può costruire un messaggio importante di un'aggregazione intorno al Mediterraneo, oggi visto non come culla della cultura, come nascita del pensiero del filosofico occidentale, con Veglia, con Parmenio, con Zenone, ma purtroppo visto come un crocevia di sciagure e di tragedie. Quindi l'iniziativa molto 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 meritevole. Infatti suggerivo a Carmine, che è un mastino napoletano, non un avvocato di Cardile, di non insistere troppo, se non, però di riempirlo di contenuti non soltanto musicali di divertimento, ma anche culturali. Lo ha sottolineato il presidente Andria, lo abbiamo detto un po' tutti, può essere qualcosa di significativo da proiettare anche al di fuori dei confini del... Secondo lei è un punto di partenza? Può essere, vediamo un attimo, vediamo come si sviluppa. Gli daremo sicuramente una mano, perché è un argomento, è un qualcosa importante che già in passato abbiamo tentato di fare e che potrebbe portare Cardile, questo piccolo borgo del nostro territorio, al centro dell'attenzione non soltanto locale ma nazionale ed internazionale. Ecco, dal Mediterraneo poi arrivano tante ricchezze che ci appartengono, dalla dieta mediterranea alle aree marine costiere. È così, cioè, purtroppo noi con la superficialità con cui affrontiamo gli argomenti oggi, senza approfondimenti, senza conoscenze storiche e culturali, ma lo vediamo quotidianamente, abbiamo perso di vista quelle che sono le nostre origini. Noi immaginiamo che nel nostro territorio è vissuto l'uomo del Paleolitico, l'uomo di Neanderthal, la cultura della Magna Grecia, è nata qui la filosofia occidentale, oggi siamo legati ad una comunicazione, scusa che lo dico, ad una che fa comunicazione molto superficiale, che non approfondisce i problemi. L'ho detto prima, ne parlavo pure con Don Guglielmo, sembriamo una nazione di schizofrenici, di stupratori, di assassini, di delinquenti, di ladri, mafiosi e camorristi, che ci sono anche, non vengono invece in maniera profonda messe in evidenza le cose positive che ci sono nella nostra nazione e che potrebbero educare le nuove generazioni a fare qualcosa di positivo e non diventare camorristi e mafiosi. Purtroppo, lo dico spesso, ma questo è uno dei problemi, non solo nostri ovviamente, ma a livello internazionale.
Sì, tutto un discorso che è basato essenzialmente sul patrimonio immateriale. Del resto il Cilento ormai frequenta questi temi e lo fa anche con autorevolezza intorno innanzitutto a quell'argomento cardine che è costituito dalla dieta mediterranea, patrimonio immateriale per l'appunto dell'umanità. E quindi coniugare queste valenze, lo stile di vita mediterraneo con il canto, con la danza, con le tradizioni popolari, con tutto ciò che è radice identitaria di questo territorio, ponendolo anche in relazione con uno scenario molto più vasto. Questo appuntamento agostano di Cardile, una minuscola frazione in un minuscolo comune del Cilento, Gioi, è un fatto importante perché è indicativo di una sensibilità culturale profonda. Anzi, quest'anno si apre proprio al Mediterraneo. Prima, diciamo, c'era un ambito più circoscritto all'Italia meridionale, diciamo alla Lucania occidentale, all'antica Lucania per dir così. Oggi invece c'è una relazione più ampia con i paesi del Mediterraneo e questo indice, come ho detto nella presentazione di questa mattina, di apertura culturale, ma anche sintomatico della volontà di dare nel piccolo di questa piccola grande iniziativa un contributo perché il Mediterraneo venga restituito alla sua funzione di luogo di incontro di culture, di luogo di cerniera, non di luogo di respingimento, non di luogo di morti, perché le morti che si producono ogni giorno nel Mar Mediterraneo sono per l'appunto, danno un'idea del tutto differente da quello che storicamente il Mediterraneo ha rappresentato e quello che speriamo possa nuovamente diventare. Ecco, gli organizzatori, l'associazione Martiri Riccio ha voluto riempire davvero di contenuti e di significati questa tre giorni, naturalmente il discorso al Mediterraneo come diceva lei, si sono allungati però dall'entroterra alla costa d'Ascea, ecco anche un pensiero e le ali. Eh sì, certamente. Questo significa appunto un'apertura culturale notevole, attingere anche dal territorio, da quelle che sono le sue risorse, il grande retaggio culturale, la scuola filosofica di Elea, una serie di indicazioni su cui edificare ulteriormente, quindi articolare la manifestazione, non restringendola semplicemente all'ambito di spettacolo, che pure ha il suo valore attrattivo, ma insomma spaziando in riferimenti molto più ampi e per la verità non meno autorevoli. Ecco, a quanto questi eventi secondo lei possono contribuire ad una ulteriore valorizzazione di quelle che sono le ricchezze del nostro territorio? Molto, perché diventano dei motivi di attrazione, di richiamo e si auspica che le persone che sono in soggiorno magari sulla costa richiamate da un evento di questo genere possano convergere verso l'interno. Il pretesto, diciamo, lo strumento nel senso più nobile del termine che l'associazione Martiri Riccio, questo infaticabile suo animatore che è l'avvocato Carmine Rizzo, predispongono ogni anno rappresenta anche da questo punto di vista una modalità, un motivo per richiamare pubblico, quindi per indurre economia, per rilanciare il territorio e favorirne la conoscenza. Magari se non ci fosse quel tipo di richiamo, pochi saprebbero dell'esistenza di questa piccola frazione di Cardile, del comune di Gioi, con tutta la ricchezza che il Cilento interno ci presenta.